torniamo a casa per l'ultima notte. Sì, è stata una giornata pesante. Io ho salutato il mio ultimo posto di lavoro. Ciao ciao Tesco. Abbiamo fatto il service alla macchina per essere più sicuri del viaggio, visto che sarà lungo. Siamo tanto stanchi perché ci siamo alzati prestissimo, cioè più che prestissimo siamo andati a letto Tardissimo. tardissimo. Allora, Dipende. spieghiamo un po' cosa è successo e cosa sta succedendo. Vuoi iniziare tu? E allora, io penso sia partito da me. Ho lasciato il mio posto di lavoro perché mi sentivo continuamente oppresso. Sotto pressione. Sì, perché raggiungendo un livello alto avevano sempre tanto bisogno di me, però non mi cambiavano il contratto di lavoro, nel senso mi tenevano part-time, ma io facevo molte più ore, più del doppio. Lo sfruttavano. Sì, praticamente sì. Però nonostante tutto rimane sempre qualche persona nel tuo cuore. Per quanto puoi odiare il posto, c'è sempre qualche persona che ti lascia qualcosa e che comunque tu hai lasciato qualcosa a loro di conseguenza. Dopo aver lasciato io il lavoro, È toccato a me. no, non proprio è toccata a te, è toccata alla macchina. Ah sì, esattamente. La nostra Nel piccola. senso che noi stavamo dormendo a casa e abbiamo sentito un botto fuori. Dopo qualche minuto c'ha il Bussato il vicino. vicino dicendoci che una gentilissima persona si era, dopo aver provocato un incidente, per scappare, Aveva sbattuto anche la ha nostra sbattuto anche la macchina. Sì, nostra auto. diciamo che all'inizio, siccome io dormivo, ho aperto la porta di casa, pensavo fosse uno scherzo, perché è una persona che conosciamo. Poi chiedendo realmente, ho detto, ma veramente? Sì, vieni fuori a vedere. E lì praticamente ci è caduto il Sì, cuore. perché alla fine probabilmente la macchina era rubata, la polizia non ha fatto niente e noi abbiamo dovuto pagare il danno di tasca nostra. Dopo questo, quasi in contemporanea, Nadia ha deciso pure di lasciare. Per vari motivi, perché in effetti diciamo che il mio lavoro non era male, mi trovavo bene, però il problema è stato che qua in Inghilterra hanno un sistema strano nel, diciamo, nel gestire alcuni tipi di lavoro, quindi è stato come avere avuto fatto un tranello, mi hanno fregata e a me questa cosa non mi è andata tanto a genio, quindi non ho lavorato più con la pace con cui lavoravo prima e quindi questo mi ha spinto a lasciare prima del tempo. Dopo di ciò abbiamo cercato un altro lavoro, però c'era la vocina dentro di noi che ci diceva di viaggiare. È da tanto che lo volevamo fare, abbiamo fatto un bel giro in Inghilterra, abbiamo girato la Scozia, il Galles, buona parte del Galles, e adesso. C'è voglia di andare via, voglia di andare a vedere posti nuovi. Adesso comincerà la nostra grande avventura, perché principalmente andremo in Italia, nella nostra città che è Palermo, per trascorrere il Natale con i nostri genitori. Sì. E dopo comincerà la vera avventura. Non vi anticipiamo niente. Ciao. Ciao. Stiamo lasciando la bambina che c'è la bua.
c'ha la bua, ora le fanno l'anestesia e la operano. Sì, ci fanno l'operazione perché c'ha la bibi. La bibi. Non ti preoccupare, niente ti fanno. Ok, andiamo verso casa. Stiamo dando l'ultima lucidatura alla bimba e poi siamo pronti. Troppo grosso. Dai che ce la fai, dai che ce la fai. Sta attenta alle mani. Ci provo io. Opla! Bravissima, tieni. Guarda che è facile per me, eh? Ma chi è? Ma la figura, figlio! Era facile per te! Ah, ho capito! Ah. Forse conviene magari anche in quello nero. Sarà un po' meno pieno, boh. Questo? Ah! Questo si deve aprire. C'è il maniglione qua sopra. Non si vede. Perché è nero. È più largo questo, vero? Ultimo sacco. Questi sono tutti vestiti ancora buoni, alcuni nuovi. Sì. Però dobbiamo riempire la macchina e non ci va tutto. Esattamente. Qualcosa da fare, amore? No, dimmi. Devo alzare il letto per pulire sotto. Va bene. Amore, hai da dire qualcosa? Sì, sono stanchissima. Non ce la faccio più, non vedo l'ora di iniziare a viaggiare perché non è più vita questa. Cos'è successo? È successo che il proprietario di casa non si è comportato bene. E io sto cercando di pulire benissimo per recuperare il deposito, ma non so nemmeno se me lo ridarà, perché in Inghilterra purtroppo funziona così. E non abbiamo dormito, abbiamo dormito pochissimo, stiamo cercando di recuperare le ultime cose, stiamo cercando di capire cosa buttare ancora per poter finire di riempire la macchina. Abbiamo buttato un sacco di cose, un sacco. Faccio vedere, dai. Questa è tutta la roba che andrà buttata. Però la casa la stiamo pulendo abbastanza bene, vedi? Diciamo che il proprietario non si può lamentare. Vabbè, queste cose le dovrò prendere dopo. Il bagno l'ho pulito. E quindi finiamo il lavoro. Saluta. Ciao. Siamo pronti? Partì. Siamo pronti. Abbiamo finito le ultime cose. Ciao casa. Adios. Adios. Andiamo all'ultima luce. E via. Andiamo verso la nostra mobili che ci aspetta fuori carica. Something to say about us. Very nice tenants.
didn't cause me any trouble, but they need to keep warm more. Yeah, thanks. Have you taken the key? Yeah. Okay. Have a good holiday and enjoy Christmas. And devi staccare qua. Enjoy Christmas, New Year. I switch on. Happy Christmas, Happy New Year. Ma devi un attimo. Happy Christmas, yeah. Merry Christmas. 1.3. 1.3. Bye bye. Nobody is waiting. Bye. Bye. Okay, ciao. We are ready to go. Comincia l'avventura. Ok. Che dici? Lacrimuccia? No, assolutamente no, io non ne ho lacrime. Tu c'hai lacrime? Perché, amore? Vabbè, perché comunque ci siamo stati. Che tenero, amore mio. Che tenero. Momento piantino passato. È sempre difficile staccarsi dopo un lungo periodo passato in un luogo, anche se quel luogo, diciamo, ti ha fatto stare male. C'è sempre qualcuno, qualcosa che ti ha dato emozione. Adesso, tra mezzo miglio, mantieni la destra per restare su M6. Nel frattempo è perché siamo in autostrada. Il Maps parla e ci dà compagnia. Siamo in direzione Dover. Sono le... Mantieni la destra per restare su M6. Sono le 4:30 e non sappiamo a che ora arriveremo a Dover. Dove prenderemo la nave? Continua su M6 per 17 miglia. Il Maps ci dice che mancano circa 5 ore e 20. Sì. E 20. Non lo so, già sta facendo buio. E più giù andremo, sempre più buio troveremo, perché è il contrario della Scozia. Prima salivamo e c'era luce, adesso scendiamo e c'è buio. Ci aggiorniamo. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of...
che salviamo? Noi siamo al Ponte 5. Ponte 5? Sì, sì. 6. Quindi 6 diventa 5. Trovata la porta segreta. Orange Stairs. Che bello! Bella navetta! Ci facciamo una crociera? Questa che... Giochi non possono mai mancare! Aria bambini! La veranda! Dopo andiamo in veranda. C'è il beauty free, e cosa vendono il beauty free? Duty free vendono tutte quelle cose che di solito sono tassate, invece qua non sono tassate. Ma come mai le vendono sempre al doppio e triplo? Cioè, quello dicono... dipende dallo stato, credo. Non lo so. Andiamo a vedere il beauty free. Alcol. Alcol non c'è da bere. Ecco, se vogliamo fare un regalo possiamo comprare qualcosa qui. Alcol, alcol, io c'ho sete, serio. Io pure. Dopo, sopra cosa c'è? Andiamo su. Sono le cabine. Sono. Le cabine? Sì, sì. Ah, qua, nella... dove siamo. Sopra ci sono le cabine, quindi abbiamo sbagliato sezione. Non si beve. Due lattine di Pepsi. 2 stelline e 50. Via. Abbiamo trovato un posticino. Siamo dietro la nave, purtroppo, perché davanti c'è il ristorante. C'è il ristorante. E c'è una signora che dice: il ristorante è entrate di là. E non fa andare dritto verso la veranda. Quindi praticamente siamo venuti qua dietro, però la veranda è tutta per noi. Guardate, pieno di gente. Cocchina. Cin cin. Alla salute. Mua. Se puede. Aspetta, Matrix. Ai. Dove? Qual è? Non si vede, ah no, da quel lato. Che bella sensazione di libertà. Ah. Le français de la vécu de l'avenue. Il porto parte. Il porto parte. Il porto parte. No! Girate il ferribotto, vogliamo ritornare. Dille à tout calamont. Particulièrement. Proseguiamo della Deban. Le restaurant. Il ristorante, ora c'è di nuovo quella. Ma io non voglio entrare. No, no. No, rimaniamo qua un pochino. Rimaniamo qui a guardare le me. Siamo nella me! Fino a me ho sempre desiderato dirlo. Siamo nella me! Impazzito. Siamo nella me! Siamo nella mer! Siamo nella mer! Molo! Sembra anche parecchio pescoso. È distante, un molo distante dalla costa, ma parecchio distante dalla costa. Sarà una boa, ma di cemento.
Boa. Comunque va veloce. Ah, è una panchina, ora si vede meglio. È una panchina. Sì, alla non si vede tantissimo. Mentre ritorniamo, vi volevamo svelare un segreto che abbiamo scoperto da poco. E allora, il biglietto della nave Dover-Calais, o Calais-Dover, sarebbe a dire Francia-Inghilterra o Inghilterra-Francia, non sono mondiali, è il biglietto della nave. Il costo si aggira intorno alle 150 sterline, sì. Sarebbe a dire intorno a 180 euro, però se voi prenotate 2 ore in anticipo, il prezzo del biglietto scende a 68. Sì. Ma qual è il... Oh, stavo cadendo. Qual è il trucco? La nostra scoperta, qual è stata? Che noi abbiamo prenotato 2 ore prima, ma arrivando al porto non ci hanno potuto dire ferma, no, aspettate. Ci hanno fatto partire lo stesso prima, quindi